Marfella, esordio stagionale, sei stato battuto sull'unico tiro arrivato di fronte alla porta del Bari in pratica. Sì, mi aspettavo un esordio, me l'auguravo con una vittoria, non è andata così, però sono contento per l'esordio. Esordio tuo, esordio anche di mister Vivarini, cosa vi ha chiesto per la partita di oggi? No, il mister ci ha chiesto, non ha stravolto tutto, però ci ha dato delle piccole accortezze, ci ha chiesto di andare a prendere alti, di alzare il baricentro, di essere più coraggiosi, cosa che in parte è avvenuta e non è normale, è arrivata da 2 giorni, dobbiamo dargli tempo di migliorare e dobbiamo pensare a pedalare e lavorare. Cosa rispondi ai fischi a fine partita? Perché io ritengo che siano un po' eccessivi, onestamente. Sì, un po' eccessivi, dico la verità, anche io li reputo un po' eccessivi, però la tifoseria sappiamo com'è fatta. Noi pensiamo a lavorare e a far bene sul campo anche per loro. Cosa hai pensato quando hai visto Salvemini rubare quella palla e arrivare a tu per tu? Perché poi l'hai salvata tu la partita. Donnarumma, sì. No, ho visto che arrivava come un treno, è abbassato la testa, non mi ha visto, io ho accorciato, sono rimasto in piedi fino all'ultimo e poi alla fine mi è arrivato addosso. Senti, che messaggio è stato il cambio di allenatore per voi? Cioè, un cambio di allenatore inchioda una squadra di fronte alla responsabilità? Ma no, noi siamo sempre gli stessi, cerchiamo di mettere in pratica quello che il mister vuole. Adesso è arrivato lui, siamo a sua completa disposizione. Come avete accolto negli spogliatoi il risultato a fine partita, tra di voi? No, sì, dai, siamo detti che c'è da migliorare, c'è da lavorare tanto, siamo un po' rammaricati perché volevamo vincere e volevamo farlo anche giocando un calcio propositivo, però non è avvenuto. E, come ho detto, bisogna lavorare. Sin da subito, perché sabato c'è il Picerno. Sì, adesso ci riposiamo, domani mattina facciamo allenamento e iniziamo a preparare la partita per il Picerno.